Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, parliamo di labbra. Non ho nulla sulle mie labbra perché vi faccio vedere come ingrandirle. Prima di iniziare con il video, scusate se il mio aspetto è un po' così stanco, trasandato, ma questa mattina mi sono svegliata davvero molto presto e poi mi sono addormentata, quindi non so in che stato sia, la mia base. Se vedete cose strane, questo è il motivo. Passiamo direttamente al video. Quello che ci interessa è riuscire a capire in che modo disegnare il contorno, in che modo riempire le labbra per riuscire a farle sembrare più carnose. Ora, ho già fatto un altro video su questo argomento tipo mille mila anni fa. Il video è vecchissimo, si vedeva male, i concetti comunque vanno ancora bene. Cercherò di non essere ripetitiva e vi farò vedere come ingrandire le labbra utilizzando solo una matita. Sappiate che in ogni caso non possiamo andare a modificare in modo esagerato la forma delle nostre labbra perché c'è il contorno che divide la mucosa dal resto della pelle che è più sollevato se ci fate caso. Se questo contorno è poco sollevato, possiamo spostare di più esternamente appunto il disegno. Se questo contorno è molto molto evidente, purtroppo non possiamo discostarci molto, altrimenti si vedrebbe lo scalino e poi il disegno delle labbra fuori e si vedrebbe insomma che le labbra sono state disegnate molto al di fuori del contorno naturale. Un'altra cosa che vi dicevo in quel video, ma voglio ripetervela perché è un concetto molto importante, quando andate a modificare la forma delle labbra, ricordatevi di utilizzare prodotti asciutti o che comunque resistano nelle ore, cioè non si può usare un gloss o un rossetto traslucido o un rossetto molto cremoso per andare a ridisegnare il contorno. Questo per due motivi. Uno, perché non è un prodotto che dà definizione, quindi il colore non definisce un nuovo disegno. Due, perché questa tipologia di prodotti va via molto in fretta, quindi quello che succederebbe è che ci ritroveremo con un disegno fatto male, cioè si vedrebbe poi il rossetto che in alcuni punti non c'è e sarebbe brutto l'effetto perché si vedrebbe che siamo andati appunto fuori rispetto a dove sono, dove è il nostro contorno naturale. Scusatemi se ripeto sempre le stesse parole, però i concetti riguardano questa parte del viso e non posso non dire labbra, contorno o miliardi di volte. Utilizziamo quindi prodotti che resistano e che siano opachi, anche perché non vanno a riflettere troppo la luce e non fanno vedere il famoso scalino di cui vi parlavo. Se disegnate le labbra molto fuori dal contorno naturale, ricordatevi di mettere il prodotto che utilizzate in borsetta, questo perché se mangiate, se chiacchierate e un po' il prodotto se ne va via, per evitare di dover togliere tutto quello che abbiamo sulle labbra, riprendiamo il nostro prodotto, lo riapplichiamo e l'effetto è come appena fatto. Prima di iniziare a disegnarle, voglio dirvi una cosa. Innanzitutto, la matita che utilizzerò oggi è la Lip Twister di W7. Ho fatto una recensione su queste matite che vi lascio qui. Sono delle matite fantastiche, automatiche, che costano 1 euro l'una. Quindi, se vi interessano, andate a vedere quella recensione, ce l'ho di un sacco di colori e sono molto molto belle. Quello che voglio farvi capire e dovete capirlo per riuscire a capire come disegnare i contorni, è che delle labbra carnose appaiono più rotonde di labbra molto sottili. Cioè, dobbiamo riuscire a capire che se disegniamo una riga dritta, quello che facciamo è diciamo andare a chiudere i contorni e quindi far sembrare le labbra piccoline. Se ci fate caso, le mie sono abbastanza squadrate qui in questa parte superiore. Delle labbra carnose invece appaiono con i contorni più rotondi, proprio perché sono più gonfie e quindi otticamente la linea del contorno appare più rotonda. Quindi, se disegniamo delle righe molto dritte e molto chiuse verso il basso, le labbra appariranno più piccole. Quello che dobbiamo fare è concentrarci per disegnare delle righe rotonde nei punti giusti, ovviamente. Zoomiamo più vicini e iniziamo ad ingrandire le nostre labbra. Iniziamo dalla parte superiore, indifferente da dove iniziate, non cambia veramente nulla. La prima cosa che facciamo è spostare l'arco di Cupido più verso l'alto. L'arco di Cupido è questa V qui. Che cosa succede? Più l'arco di Cupido è piatto, più le labbra sembreranno carnose, più l'arco di Cupido è accentuato, più andremo a ricreare sempre quella famosa riga spezzata. Cerchiamo di seguire, diciamo, il contorno naturale delle nostre labbra e di non creare una riga troppo finta, cioè se abbiamo delle labbra a cuoricino non possiamo creare una riga drittissima, altrimenti sarebbe innaturale.
Vedete, quello che ho fatto è l'ho spostato di qualche millimetro più alto. Non andremo, come vedrete, a spostare tantissimo la riga, semplicemente la disegneremo in modo che le labbra sembreranno più carnose. Ora, quello che dobbiamo fare è unire l'arco di Cupido con l'angolo esterno della bocca. Quello che vi dicevo prima, dobbiamo disegnare una riga curva. Se andassimo a chiudere questa riga dritta verso il basso, le labbra sembreranno sottili, anche se abbiamo spostato l'arco di Cupido più verso l'alto. Quello che dobbiamo fare è proseguire. C'è un moscerino. Dobbiamo proseguire questa V, diciamo fino più o meno a qui. Vedete, creo comunque una riga ondulata, non troppo spezzata. A questo punto abbiamo una sorta di gabbiano disegnato qui sull'arco di Cupido. Il mio consiglio è non partite dall'alto e andate verso il basso perché non so per quale motivo facendo così vi viene da chiudere troppo il labbro superiore, ma al contrario, partite dall'angolo esterno e arrivate fino a questa riga qui. Ora vi faccio vedere una cosa, seguo, diciamo, il contorno, il mio contorno. Vedete che se facessi così, cioè se andassi dritta, il labbro non sembrerebbe poi così carnoso. Creando semplicemente una curva in questo punto, scusate, è difficile parlare e farvi vedere allo stesso tempo quello che devo fare. Creando una riga curva in questo punto, il labbro sembrerà automaticamente più carnoso. Ve lo faccio vedere da quest'altra parte. Vedete già da soli che da questa parte il labbro sembra molto più carnoso che da quest'altra, semplicemente perché ho arrotondato verso l'esterno la riga. Non l'ho spostata poi di così tanto, sono andata veramente un paio massimo di millimetri fuori dal mio contorno naturale, però l'ho disegnata rotonda non tanto qui, ma più rotonda qui sopra. E se invece la faccio dritta, vedete che il labbro sembra schiacciato e più sottile. Ok, a questo punto vado a riempire tutto il labbro superiore sempre con la stessa matita. Ora, ovviamente, dobbiamo fare la stessa cosa anche sul labbro inferiore, dobbiamo ingrandirlo leggermente. Quello che vado a fare, semplicemente perché io mi trovo meglio in questo modo, riempio tutto il labbro inferiore con la matita fino ad arrivare ai contorni e dopo vi faccio vedere come fare. Ok, vedete che non l'ho riempito in maniera troppo precisa perché adesso ci andremo a concentrare sui contorni. Stessa cosa di prima, dobbiamo creare una riga morbida. Se creiamo una riga dritta e spezzata, il labbro sembrerà più piccolo. Quello che facciamo è partiamo dal centro. Vedete? E ho la mia linea guida. Devo collegare questa linea agli angoli. Attenzione perché spesso quello che vedo fare è allargare anche il labbro, cioè allargarlo in questo senso, perché si pensa che il labbro sembri più carnoso, ma in realtà se noi lo allarghiamo lo facciamo sembrare anche più stretto. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo stare attenti che quando arriviamo qui nell'angolo non creiamo una riga troppo spessa. Come abbiamo fatto prima, andiamo a collegare questa riga verso l'angolo esterno. Questa volta, semplicemente perché io mi trovo meglio così, fate come vi trovate meglio. Collego questa riga fino più o meno a un pezzettino prima dell'angolo esterno e poi collego l'angolo esterno a quel pezzettino. E le nostre labbra sono disegnate e ingrandite. E questo è il risultato con le nostre labbra finite, utilizzando soltanto la matita. A farlo ci vuole veramente pochissimo tempo una volta che ci prendete la mano, però spero di avervi dato delle linee guida da seguire per imparare come ingrandire le vostre labbra. Ci sono altri trucchetti che possono essere utilizzati, cioè applicare un rossetto chiaro soltanto al centro, sia sopra che sotto, e però diciamo che nella vita quotidiana si utilizza poco perché se siete in giro e poi dovete ritoccarlo, non è che vi mettete lì prima a passare la matita, poi a passare un rossetto, poi a passarne un altro. Però se avete un evento particolare, dovete fare delle foto, sicuramente è un bell'effetto, è una cosa che vi consiglio di fare. Per quanto riguarda i gloss, cercate di evitarli.
Se vi piacciono particolarmente, mettetene uno strato sottile, cercate di concentrarli soltanto al centro delle labbra, cioè non ne mettete tanto sui contorni, sempre per evitare che il gloss vada a sciogliere la matita o il rossetto che c'è sotto. Io spero di avervi detto tutto quello che vi dovevo dire, spero che questo video vi sia stato utile, se così è stato ricordatevi di spolliciare all'insù, mi raccomando, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!